Uno dei segni e degli strumenti utili alla cresima è l'olio. No, non verremo fritti, anche se le cose fritte sono molto buone. Ma l'olio ha una storia interessantissima. In passato, soprattutto nell'antichità, infatti veniva usato per curare e anche per far guarire più in fretta le ferite. Ricordatevi del buon samaritano che versa olio e vino sulle ferite di quell'uomo che era stato riempito di botte. Ma l'olio che ha valore per curare e guarire viene utilizzato, una volta benedetto, come olio degli infermi, proprio per ricordarci questa premura. E poi l'olio serviva in particolare a consacrare e insignire qualcuno con un titolo nobiliare o anche un titolo sacerdotale. E quindi l'olio veniva utilizzato per così dire, rendere preziosa una persona agli occhi degli uomini e davanti a Dio. Quell'olio benedetto per noi prende il nome di olio crisma e viene utilizzato nei battesimi e nelle cresime, ma non solo, anche nell'ordine sacro, quando si consacra un sacerdote, per esempio, o un vescovo. Ma l'olio veniva utilizzato anche per rafforzare il proprio corpo o per difenderlo, pensate alle scottature, ma anche per difendersi. Quando si facevano le lotte corpo a corpo, avere l'olio sparso sul proprio corpo permetteva al combattente di non farsi catturare dall'avversario, perché così quello scivolava via. Questo olio, con questo significato, noi lo abbiamo benedetto e chiamato olio dei catecumeni, cioè di coloro che iniziano un cammino, che è la scelta di Gesù fin da piccoli, anche se in passato si era battezzati da grande, scegliendo il Signore anche combattendo e rinunciando al male. Ma alla fine dei conti dobbiamo dire che solitamente chi è unto, stando alla parola di Dio, diventa una persona preziosa, e il più prezioso di tutti era quello che era unto e che aveva quindi tutti questi doni, e veniva detto in ebraico Messia, che in greco si rende così Cristo. Chi è Gesù, detto il Cristo? È l'unto per eccellenza, l'unto più importante di tutti, l'unto che allo stesso tempo è re, è sacerdote, è profeta, è come medico che salva le anime, è forte perché sconfigge la morte. E anche noi veniamo unti in Cristo con l'olio crisma utilizzato durante il sacramento, con una unzione che il vescovo fa con un segno di croce sulla nostra fronte. Questo ci ricorda anche la vicenda del profeta Samuele chiamato a versare olio sul capo del futuro re, figlio di Jesse, che è proprio colui che meno si aspettavano. Davide, il piccolo Davide, il pastore Davide, a ricordarci che la consacrazione è un atto con cui Dio ci rende preziosi, portando alla perfezione quella preziosità che ha già messo in noi